insomma, fu molto importante produttivamente, il regista della seconda unità, non so se si può dire, ma era William Friedkin, tutte le scene d'azione, non le ha girate Sergio, dai. Non puoi averle fatte vedendo il film con Felice, ci siamo chiesti, ma come? Come è possibile? Sto scherzando naturalmente, ma sul fatto produttivo che è importante veramente in questo film e le strategie, vorrei anche chiedere un attimo a Luigi Lodigro, che credo abbia qualcosa da dire sulla, perché insomma non è un film così, non è facile decidere poi di distribuirlo in una stagione quasi estiva, o sbaglio. No, non sbaglio, però diciamo che questa scelta, questa decisione è arrivata per due motivi principali. Il primo è che Rai Cinema e 01 sono molto legati all'IFES, abbiamo già posizionato dei film in anni passati, sull'IFES sono stati dei grandi successi, La tenerezza del genere medio, Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni, e appena abbiamo visto questo film, che è un film che ha un'anima pugliese straordinaria, è prodotto da un pugliese, è diretto da un pugliese che poi mette la pugliosità in tutte le cose che fa. Avrete sicuramente visto un moschettiere che parlava in dialetto palese poco tempo fa, e solo Sergio poteva avere il coraggio di riuscire a dare, chi era, Portos, Sergio? Insomma, quella cadenza dialettale straordinaria in quella commedia. Quando abbiamo visto questo film abbiamo capito che il Bifes poteva essere il contenitore giusto per presentarlo e per dare a questo film il massimo della potenza di fuoco. Ne abbiamo parlato chiaramente, prima ne ho parlato con Paolo Brocco, poi abbiamo proposto a Domenico questa idea, e io ringrazio veramente sia Domenico Procaccia e Fernando che Sergio Rubini di aver subito accettato questa sfida. Io penso che la cosa importante è che il Bifest sia diventato un po' come Cannes e come Venezia, anche un indicatore di mercato. Solitamente questi due grandi film in qualche modo condizionano le uscite di una serie di progetti. Noi ormai pensiamo, come 01 e Recino, al Festival di Bari, come un momento giusto per lanciare un certo tipo di film. Pensiamo appunto che il grande sfido, che è un film straordinario, come ha detto Rocco, è vero, condivido, è un film ardito, però è un film bellissimo, straordinariamente innovativo, e che ha la Puglia veramente nel cuore, che credo che anche nel sostegno della Puglia Film Commission di questo film si senta in modo particolare. Pertanto ti rispondo, Bari e Bifest erano e sono l'unica casa per lanciare questo film. Pertanto la data chiaramente è stata direttamente conseguenziale a questa decisione. Grazie Luigi. Grazie.